profondamente ingiusto e vergognoso, contrario alla democrazia e ai più elementari diritti umani e civili. L'ennesimo affronto dell'Ungheria sia ai principi fondanti dell'Unione Europea, di cui lo stesso paese di Orban fa parte, sia alla direttiva europea in tema di presunzione di innocenza. Dopo l'approvazione della mozione in assemblea capitolina, quando questa storia non giunga ad un epilogo positivo. Da Roma, città della pace antifascista, libera e democratica, deve giungere un messaggio forte e chiaro per chi agisce in maniera arrogante, negando lo Stato di diritto. Grazie Sandro, io penso che è una giornata importante per Roma, almeno io penso che noi cittadini romani dobbiamo essere contenti e orgogliosi dell'atto che è stato presentato e che verrà votato in Campidoglio. Roma è una città che parla al mondo e quindi sarà certamente un amplificatore di una battaglia che ormai riverbera in tutto il paese e che anche appunto conseguenze di carattere europeo. Situazioni in cui si stanno calpestando i diritti umani, si sta calpestando la dignità di una donna in un carcere in cui non dovrebbe stare. Sono molto orgogliosa e lo sono da donna, da cittadina di questo paese, da membro della segreteria nazionale di Sinistra Italiana, da transfemminista, da attivista per i diritti civili, per i diritti LGBTQIA+. E lo sono perché credo che ognuno di noi in questo passaggio elettorale abbia un'occasione, che è quello di dare un voto ad una lista che è Alleanza Verdi e Sinistra, che ha scelto di mettersi a disposizione di Ilaria e della famiglia nel caso in cui avessero deciso di essere parte di questo passaggio elettorale.